Io non la penso obiettivamente così, ma con molta sincerità lo dico, perché intanto le partite vanno giocate, perché non sta scritto da nessuna parte, anzi guai se pensassimo che basta poco domani per vincere la partita o per fare 3 punti, di cui noi abbiamo assolutamente necessità e bisogno, quindi sarebbe un grandissimo guaio, ma questo credo che lo eviteremo, perché abbiamo parlato, perché continueremo a farlo, a preparare la partita di domani. Se noi pensassimo che con un atteggiamento sufficiente, che veniamo da 6 partite, che poi ne abbiamo un'altra dopo 3 giorni da fare, sarebbe l'ottava, quella di domenica, la settima. Se noi cominciassimo a pensare così sarebbe veramente un grosso guaio, perché servirà un grande sforzo da parte di tutti, perché servirà grande attenzione, perché dovremo dimostrare di essere maturi e consapevoli. Squadre, così come non sono squadre imbattibili, non sono neanche squadre, la Paganese merita rispetto per me, con cui hai già fatto i punti prima di cominciare, ma sarebbe un guaissimo, se così può dire, ma non esiste che avremo quel tipo di atteggiamento. Però è una partita che va giocata, che ha tante insidie. Noi da questo punto di vista non è che voglio mettere in guardia, ma è così, per l'esperienza che ho, so che è così, perché poi siamo alla 7ª partita, perché poi ci abbiamo delle assenze, perché per un insieme di motivi che si mettono insieme, si sommano e che ti creano qualche, non dico preoccupazione, però devi essere attento, maturo e consapevole, perché dobbiamo pensare che ci sarà da soffrire, che dobbiamo avere voglia di sacrificarci, che dobbiamo fare le stesse cose con l'atteggiamento giusto, senza pensare che possa bastare poco. Domani serve un Catanzaro al 100%, perché poi Paganese fa parte del nostro girone, partite con i risultati acquisiti, no, io non ne conosco, non ce ne manco una. È un'ulteriore dimostrazione, cioè non ci sarebbe bisogno di fare questa riflessione, però questo è un esempio concreto, ma è così, lo so già che è così. Noi abbiamo tutto da perdere, quindi domani è un esame di maturità molto importante, ma non come espressione di gioco. Cioè, i 3 punti ce li dobbiamo prendere, difficoltà, non difficoltà, 7ª partita, non 7ª partita, ce li dobbiamo prendere in qualche maniera. Bella, sporca, ce li dobbiamo prendere, però non possiamo non partire dal presupposto che servirà sacrificio, sofferenza, intelligenza, maturità, consapevolezza e soprattutto voglia di spendere, perché come ho detto prima, guai se pensassimo che basta spendere poco, non è così. E quindi avremo bisogno, anche perché siamo alla 7ª partita, del nostro pubblico, avremo bisogno dell'ambiente tutto solidale con noi, e che l'ambiente sposi tutti ciò che io sto dicendo, ma lo deve sposare proprio senza, lo deve sposare, perché domani avremo bisogno di questo atteggiamento, quindi che nessuno si illudesse, è una partita facile, che dopo 10 minuti, no, non è così. Ma no, ma perché non ci sono condizioni, non c'è stata grande differenza, sono fatti casuali, non c'è neanche un fatto fisico, perché i nostri impegni, noi siamo in questo girone la squadra che ha fatto più partite in questo periodo, non c'è una squadra come noi, ma non è dipeso da noi, da chi ci ha assegnato un calendario folle senza tenere conto delle nostre esigenze, perché la partita in più che noi abbiamo fatto in un ciclo di 20 giorni in cui c'erano già degli impegni consistenti, è quella col Catania, che la dovevamo fare in un altro periodo, in un altro tempo, poi per tutelare gli interessi del Catania, al quale quest'estate avevano tolto, non c'è neanche un fatto fisico, perché poi li abbiamo fatti ruotare, perché fortunatamente, a parte le usure, capirete bene che quando giochi ogni 3 giorni è più facile farsi male, oppure prendi una botta, non c'è proprio il tempo per recuperare. Ad esempio Piscinalle era un problema alla caviglia, non c'è proprio il tempo per recuperare. Ma questi qui potrebbero anche recuperare, tutti e tre, poi vedremo, ci sono ancora 4 giorni di tempo. Però per quello che riguarda primo tempo, secondo tempo, non c'è. Sono state circostanze, ogni partita ha una propria verità,
ma anche a Reggio Calabria. Loro hanno capitalizzato tutto nel secondo tempo. L'arbitro ha cambiato un po' atteggiamento, ha cominciato a non avere una direzione equilibrata, forse pensava che la partita fosse chiusa. Abbiamo preso anche qualche gol poco regolare e poi noi li abbiamo sbagliati, perché anche nel secondo tempo le 3-4 opportunità importanti le abbiamo create. A volte si vive su questo filo emotivo. E magari tu fai gol nel secondo tempo, loro si spengono totalmente dal punto di vista così del crederci nella gara, poi invece non è avvenuto. Ma al di là di questi aspetti che sono estemporanei, che poi fanno parte delle partite di calcio, non c'è stata partita, nel senso che noi seguiamo un progetto, loro sono una squadra forte, ma questo progetto dovranno dimostrarlo di poterlo seguire. Per adesso non ce l'hanno. Ma conquistare 6 punti nei minuti di recupero fa parte dei meriti di una squadra. Loro stanno facendo un percorso molto particolare, non ci sono riscontri nel passato, eppure mi è capitato di vincere qualche campionato in questa categoria anche con delle stagioni importanti numericamente, statisticamente. Loro stanno battendo tutti i record, però noi non dobbiamo pensare a nessuno. Guai se pensassimo alla partita di mercoledì, domani ce n'è un'altra, poi a mercoledì ci penseremo al momento opportuno e ci andremo a confrontare. Loro hanno questa grande bravura, io la chiamo bravura, che capitalizzano tanto e hanno fatto tantissimi punti, ma poi ci penseremo. Però non credo che né che la Juve Stabia il campionato l'abbia già vinto, perché non ha un solo avversario. La Juve Stabia non c'ha soltanto il Catanzaro, ne ha parecchi di avversari, per cui alcune squadre cercano di tenerla nel mirino, quindi non il campionato della Juve Stabia non si chiuderà mercoledì, ma anche se dovessero perdere con noi, nel senso è aperto, non è che si riaprirebbe, è aperto il campionato in questo momento. Fra 8 partite, se mantengono questo vantaggio, è già diverso.